find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Siamo in compagnia del presidente della quarta realtà dell'Umbria, il Trestina, per una serata di festa questa sera, quindi iniziamo da qui, insomma, col partire nel descrivere questa bellissima serata, insomma, che ormai è un appuntamento fisso nel corso di ogni anno. Sì, hai detto bene. È una ricorrenza ormai abituale nostra nel periodo di carnevale, dove cerchiamo di smorzare un pochino l'aspetto calcistico e di creare un po' più di feeling con le famiglie, con le famiglie dei calciatori, con le nostre famiglie, le famiglie dei nostri sponsor. E questa sera è un'occasione, ho più di 200 persone, di stare insieme e creare questo feeling in più, no? Che comunque permette poi durante l'anno anche di ritrovarsi in altre occasioni. Però questa è ormai una serata storica e credo che abbia con attrazioni varie, cabaret, musica, balli, un bel, ritorno, no? Come immagine. La serata sta iniziando, come vedi, sta arrivando tutta la gente. Adesso intanto cominciamo a divertirci. Pensiamo alla serata e poi dopo parliamo magari dopo, dai. Sì. Allora, ragazzi, siete stati fantastici fino a tutto il girone d'andata. Allora, storicamente 31 punti in girone di andata e Trestina non l'ha mai fatto in Serie D, e sono ben 7 anni che siamo in Serie D. Credo che, però, va detto anche che un rilassamento mentale ci poteva anche stare. Non ci credo tanto, perché poi un po' di sfortuna, un po' troppi infortuni, ed ecco che qualche risultato viene a meno, però tutto ciò non può cancellare, solo perché adesso magari aspettiamo la prossima partita con il Montevarchi per vincere, non può cancellare quello fatto di buono fino ad ora. Perciò grazie veramente e bravi tutto lo staff e soprattutto anche a tutti i giocatori del lavoro che avete fatto in questa prima parte di campionato. Della serata presso il Borgo Palazzo Hotel in compagnia del direttore Podrini Sante. Per questa serata non manca veramente niente, dalle ballerine alla buona musica al buon cibo. Ci mancano dei punti che spero di prenderli domani. Esatto, speriamo naturalmente, però l'annata resta più che positiva. Sì, no, assolutamente sì. Diciamo che adesso abbiamo avuto un attimo di flessione, però tutto sommato è una cosa che ci può stare nell'arco di una stagione. Sono contento della situazione e di quello che sta facendo questa società, che stanno facendo questi ragazzi, perché veramente niente da dire, insomma, malgrado tutti gli infortuni, malgrado le situazioni che comunque si sono venute a creare, i ragazzi che hanno sostituito non hanno fatto rimpiangere gli altri. Un voto alla serata, dai, voglio dire, e alle ballerine. Beh, la serata 10 più, assolutamente, bellissima serata, al di là delle ballerine, la location e tutto quello che ci circonda, è stata una serata splendida. Scherzi a parte, veramente sono le serate che riescono nel miglior modo possibile al Trestina e al presidente Bambini, che è un abile organizzatore. Bisogna fargli i complimenti ancora una volta, perché ha organizzato veramente una bellissima serata, lo diciamo anche noi della televisione, e chiaramente tutti coloro che erano presenti ce lo hanno confermato. Assolutamente sì, Leo in questo è il numero uno, ma il numero uno in molti campi, non solo nell'organizzare le serate o altro. Diciamo che quando ci si mette che vuole fare le cose per bene, le fa.
gente che mangia così. No, questi, no, è bene che mangiano parecchio così, perché così sono più forti domani. Ah, ecco. Diciamo a parte, non parliamo di politica, parliamo di sport. Questa sera in compagnia del primo cittadino di Città di Castello siamo qui in questa bellissima serata per l'ennesimo anno a parlare di Trestina e di calcio, una bellissima realtà del territorio. Sì, a fare i complimenti al Trestina, al suo presidente, all'intero ambiente, perché fare la Serie D a questi livelli, insomma, è un fatto di grande rilievo, ma soprattutto rimanere in questa categoria, rimanersi bene in modo brillante, dignitoso come fa il Trestina, direi con una grandissima nota di merito che va sottolineata con grande forza, perché al bello ci si abitua, ma non ci dobbiamo dimenticare la realtà delle cose, e il Trestina in Serie D è un autentico miracolo che oramai si perpetua negli anni, per cui tanto di cappello a tutta la dirigenza, ai calciatori e all'ambiente in particolare, perché credo che sia anche l'ambiente che supporta molto questo tipo di realtà calcistica, e devo dire che come Comunista del Castello siamo molto orgogliosi di avere il Trestina in Serie D. Hanno detto che il più bello di mezzo qui è Gallozzi. Non c'è più nessuno, bracca. La marcia domani sera stessa ora, eh? La... qui, sempre qui, sempre qui, sempre la stessa mangiatoria. Magari. Il ritmo latino, il ritmo reggaeton questa notte. Movimento di palla. E va!